Parliamo con padre Umberto Muratore, direttore del Centro Internazionale di Studi Rosminiani, della sua ultima pubblicazione, Conoscere Rosmini, Vita, Pensiero, Spiritualità. Di che cosa parla concretamente questo testo? Ecco, come dice il titolo, questo testo vorrebbe raccogliere in poche pagine e in un formato tascabile sia il pensiero, sia la vita, sia la spiritualità di Rosmini. Quindi vorrebbe dare un'idea al lettore che volesse leggerlo, un'idea globale di Rosmini, anche se ovviamente un'idea breve, un ottimo quindi inizio per poter poi dedicarsi a studi più seri sul personaggio. Quindi quali i fini più concretamente e più specificatamente di questa opera? Ecco, i fini che mi sono proposto è intanto il fare conoscere un pensatore che oggi, pur essendo vissuto, un secolo e mezzo fa, diventa molto interessante, quasi profetico, per le cose che ha anticipate che ci possano suggerire oggi, ma vorrei che lo conoscessero, ed ecco perché l'ho scritto in un modo facile, tutte le persone che hanno una cultura che non sia proprio bassa. Intendo quindi dedicarlo, l'ho scritto perché lo leggano gli studenti delle medie superiori, coloro i quali e vanno verso la via del sacerdozio o verso la vita religiosa, gli studenti universitari che iniziano un corso magari su un aspetto particolare di Rosmini, i giornalisti stessi che devono fare un articolo su questo personaggio, ma anche lo studioso che a volte ha bisogno di una piccola citazione, di una fonte, eccetera, qui può trovare in breve quello che lui cerca. Un libro quindi che si propone di essere ad alta diffusione e che viene incontro alla quasi totalità delle persone. Quali le novità di questa opera, dato che non è appunto il primo testo che lei realizza per parlare, per definire il profilo di Rosmini? Ecco, questa è una nuova edizione, è la terza edizione e le novità di questo libro sta nel fatto che dalle precedenti edizioni a questa nuova Rosmini è stato rivalutato ufficialmente dalla Chiesa, è stato scoperto dal pensiero laico ed ecclesiastico ed è stato fatto beato dalla Chiesa ufficiale. Questo vuol dire che non c'è più la preoccupazione di difendere un Rosmini o di mostrare le sue capacità, ma c'è la serenità di poter raccontare Rosmini senza la preoccupazione di stare attenti al giudizio che poi gli altri potrebbero dare. Un modo quindi di discorrere di Rosmini sereno, libero da pregiudizi, libero da condanne, in cui si può quindi proporre le parti positive di Rosmini. Quali le peculiarità del pensiero rosminiano che ha messo in risalto in quest'opera? Ecco, dicevo prima, si tratta di tutto il pensiero di Rosmini, si tratta della vita, si tratta della bibliografia, cioè di chi ha scritto di lui, e Rosmini è uno che ha scritto più di 100 libri su quasi tutti i campi e quindi le novità, le caratteristiche sono tantissime. Parlando a flash, ad esempio, su quello che riguarda la conoscenza, la novità forte di Rosmini è che insegna che la verità non va trovata fuori di noi, ma che la verità va scoperta e ripresa all'interno di noi, per cui l'uomo è abitato dalla verità. Questo in filosofia. In morale, contrariamente a certi discorsi relativisti di oggi, Rosmini insegna che con la ragione si può veramente trovare il bene oggettivo e quindi alla domanda che cosa è bene e che cosa è male, l'uomo può trovare una risposta. Per quanto riguarda la pedagogia, rispetto alla formazione parziale del ragazzo, insiste sulla formazione unitaria. Molto bella la posizione sul diritto, dove insegna che il diritto non è una legge, non è qualcosa che ci concedono i parlamentari, ma l'uomo è il diritto e quindi tutta la politica
e tutta la legislazione deve ruotare intorno alla dignità della singola persona. Se poi andiamo in teologia, rispetto alle teologie sincretiste di oggi che chiudono tutto nel mondo qua giù, Rosmini apre a un mondo trascendente e quindi alla comunicazione con un Dio che è diverso dall'uomo e che non si immedesima con la natura umana. Termino poi con l'ascetica, con la vita consacrata, che sono in fondo la conclusione, il tetto di questa posizione enciclopedica di Rosmini, per cui è capace di dare una via completa verso la perfezione dell'uomo. Un ulteriore lavoro che quindi sottolinea l'estrema attualità del pensiero rosminiano. Direi di sì, direi che è un lavoro che si propone di seminare per il futuro, perché Rosmini è questo che promette oggi, cioè di diventarci un amico del terzo millennio che abbiamo appena iniziato, e io credo che questo libro, che è il primo che esce dopo la beatificazione di Rosmini, che questo libro sia il primo seme che poi diventerà un grande albero.